Ciao ragazze, benvenute in questo nuovo video natalizio. Siamo al secondo video natalizio e oggi ho deciso di darvi dei piccoli consigli su cosa acquistare, cosa regalare a Natale sotto i 15 euro. Quindi, se volete comunque risparmiare, ma fare un piccolo pensierino molto carino, guardate questo video. E non dimenticatevi che alla fine non conta quanto si spende, ma il gesto. Quindi niente, spero tanto che il video vi piaccia e guardate fino alla fine. Il primo regalo a cui ho pensato sono le calze natalizie perché sono molto calde, molto pelusciose, danno un stile molto natalizio. Quindi se volete fare un regalo molto caldo, molto dolce, andate per le calze natalizie. Il secondo consiglio è un libro e secondo me moltissime persone, soprattutto ragazze, vorrebbero ricevere un libro al Natale. Io tipo personalmente, se qualcuno facesse un regalo così, a me piacerebbe molto. Quindi se conoscete quella persona che gli piace leggere, non lo so, adora i romanzi o i gialli, non lo so. Potete approfittare di questa occasione per prendergli un libro. Il terzo consiglio è una tazza. In questo caso vi consiglio di non prendere una tazza con una trama natalizia perché secondo me non ha molto senso. Perché magari la tazza può usarla più tempo, non so, se arriva in estate e c'è sull'arena, non lo so. Però io vi consiglio personalmente di prendere magari una tazza particolare con qualche scritta bella o con le figure geometriche perché adesso vanno tanto di moda, quindi non qualcosa di natalizio. Il quarto consiglio è quello di prendere una candela. Le candele sono, non lo so, qualcosa di magnifico, quindi se sapete che c'è quella persona che ogni volta che va a un negozio, supermercato, non importa cosa, va lì dove ci sono tutte le candele e si mette lì ad annusarle tutte. Quindi per quella persona lì prendete una bella candela profumata e che sicuramente sarà molto contenta. Il quinto consiglio è quello di acquistare dei mini set con magari, non lo so, la crema e il dolce schiuma o burro cacao e crema e tutti quei set lì perché sinceramente li trovo molto pratici. E a Natale ce ne sono tantissimi anche con varie trame natalizie, e quindi secondo me potete regalarlo tranquillamente. Il sesto consiglio che vanno tantissimo di moda, che io non le ho ancora provate, sono le cosiddette bombe da bagno. Cioè, sono bellissime, non lo so, c'è la mia sorella, ma io non le ho ancora provate. Però secondo me è un regalo molto, molto carino per le. Un regalo molto carino per le persone che adorano le coccole e tutto quanto. Poi, il settimo consiglio è quello di regalare un kit con varie maschere per la faccia, non lo so, magari in argilla o le maschere nere o maschere per dare luce alla faccia o non lo so, maschere, secondo me ci può stare. Poi l'ottavo consiglio è quello di prendere un cappellino o una sciarpa. Sì, un cappellino o una sciarpa, molto, molto caldi, molto invernali. Se comprate in un certo modo possono essere anche molto fashion, diciamo così. Quindi non lo so, secondo me ci può stare molto. Il nono consiglio è quello di prendere delle caramelle. Ci sono magari caramelle direttamente messe nel barattolino o magari in diverse scatole o in diversi confezionamenti che secondo me ci può stare molto, soprattutto per le persone molto golose. Il decimo consiglio, ma non il meno importante, è quella di prendere una bella coperta pelusciosa. Dai. Con la tele accesa, Netflix, una serie TV, un film, cioccolata calda, un tè, una tisana, poi con una bella coperta pelusciosa, diciamo che siamo giusto nel mood natalizio. E niente, questi sono tutti i miei consigli, quelli
quelli secondo me più pratici. Poi ovviamente sicuramente ce ne saranno altri, ma proprio se vogliamo stare anche un budget che non lo so, secondo me forse l'unica cosa che può costare di più è la coperta. Quindi se vogliamo magari stare anche sotto un budget di 20 euro, 15 euro, questi sono regali molto economici, molto. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto e se è così lasciate un bel pollicino in su e non lo so, magari scrivete nei commenti qual è stata la vostra idea preferita e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!